Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito wwwproaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi parleremo di mastering per piattaforme di streaming, in particolar modo mastering per YouTube. Viste le tante richieste che arrivano riguardante appunto questo argomento specifico quindi cercheremo un po' di capire come fare un mastering per youtube e come effettivamente youtube si comporta una volta che noi carichiamo i nostri master sulla piattaforma nonostante si sia da tempo deciso che il livello di db di decibel appunto eh, a cui una piattaforma di streaming fa riferimento, ci si ostina a massacrare i sound engineer, in particolar modo i mastering engineer, a spingere il brano oltre ogni limite spesso della decenza, fino a distorcere, fino alla distorsione più estrema, come se far suonare un brano così forte fosse infinitamente più importante che farlo suonare bene e trasmettere anche il messaggio in esso contenuto. Quando si prediligeva il CD per la distribuzione ci si è spinti alla ricerca ossessiva del volume più potente possibile. Si è generata una vera loudness war a cui tutti hanno partecipato, quasi fosse un obiettivo da raggiungere in ogni modo, arrivare quindi allo 0 dB ad ogni costo, saturare tutta la banda dinamica possibile di un CD, come anche di un LP o di una cassetta, qualsiasi fosse il supporto i brani dovevano suonare forte sempre lo stesso accade ovviamente anche oggi questa richiesta di mercato ha portato questa richiesta di mercato ha portato me come tanti altri miei colleghi a documentarsi sull'argomento su come acquistare apparecchiature e plugin in grado di spingere oltre ogni limite il nostro file audio e come spesso ho sentito dire dai vari produttori se suona forte suona due volte lo stesso ripetuto a coro dai responsabili delle etichette discografiche anche oggi. Così, un bel giorno, si è arrivati allo streaming digitale come piattaforma di distribuzione primaria iTunes ha inaugurato il percorso seguito subito da YouTube, poi dagli altri più famosi come appunto Spotify, Vimeo, Tidal, eccetera, eccetera. Sono tantissime ormai le piattaforme di streaming. Un percorso, dicevo, fatto di un nuovo livello di loudness consigliata. Consigliata perché dire che se suoni più forte ti abbasso il volume sembrava brutto, ed è infatti proprio quello che accade, come vedremo. Il limite questa volta è stato però deciso in loofs e non in DBFS, come accade spesso nel dominio digitale riguardante appunto le DO o i CD. LUFS è, o come tanti ormai sanno, un acronimo lo trovate ormai in ogni tipo di plugin di misura e vuol dire Loudness Unit Full Scale. In sostanza è una misura relativa alla percezione del volume all'interno del brano. Ho usato la parola percezione molte volte nei miei video perché è quello che arriva al nostro orecchio, non tanto quello che si vede ad occhio sullo schermo. Il nostro orecchio, come abbiamo già visto nei video dedicati all'Auto Listen sul canale di Music Off e nei video che ho fatto riguardanti il mix e il mastering in cuffia. Il nostro orecchio è in grado di percepire meglio certe frequenze rispetto ad altre e quindi anche essere condizionati in questo. Potremmo infatti concentrare l'arrangiamento di un brano o un mix verso quelle determinate frequenze e farlo apparire al nostro orecchio più alto di volume e quindi più preferibile. Fino a qualche tempo fa si è utilizzato nella Do il livello RMS, Root Mean Square, ora soppiantato dai LUFS, come vedremo, che è, come dicevamo ha un, hanno delle caratteristiche molto molto simili. Il sistema di rilevamento RMS ha una finestra di analisi di circa 300 millisecondi, momentanea, mentre il UFS riesce a creare un'analisi più accurata e simile alla percezione che abbiamo nel, dal nostro orecchio. Ricordiamoci che siamo sempre su un terreno approssimativo e bene sempre indicarlo, visto che poi ognuno di noi ha una percezione lievemente diversa da un altro. I consigli su come uscire dal mix prima di procedere e andare nella fase di mastering sono più o meno concordi. Guardando alla Do e in particolar modo all'uscita main o master, in questo caso lo sto mandando in un bus per non ascoltare quello che stiamo facendo, vedremo sempre la rappresentazione sia del picco, che è la parte più alta appunto del meter, sia del rapporto RMS in generale, che è questa linea bianca, queste righette bianche che vediamo subito dopo la misura del picco. In base ai diversi usi del mix, sia nella musica per CD, streaming o broadcast video, ci si affida diversi standard di lavoro, quindi diverse misurazioni che noi adesso stiamo guardando qui sull'uscita master. Se mettessimo un metering un, un po' più dettagliato, prendiamo sempre quello di Studio One e vedremo come. Mettiamo l'orizzontale, così è più semplice da vedere. Come dicevo, poi in base al tipo di piattaforma che noi dovremmo distribuire, in questo caso stiamo misurando lo stesso rapporto che vediamo qui nel master out, ma potendo, potendo cambiare appunto il rapporto di metering in base alla piattaforma di streaming, come vediamo, cambiando si sposta il punto di zero. Quindi questo vuol dire che in base al tipo di utilizzo che va fatto poi. Del file e del master che stiamo utilizzando dovremo utilizzare i meter relativi appunto al tipo di distribuzione. R128 fa riferimento all'EBU R128, quindi alla misura in LUFS che vediamo qui sotto. Vedremo poi semmai un altro video dedicato. A questo discorso per ora rimarremo nella situazione streaming che interessa di più ai molti non entriamo nel discorso mastering puro ossia come equalizzare o comprimere il master perché quello è un processo dedicato esclusivamente ad ogni tipo di brano e non potrebbe essere esaurito in un solo video ritorniamo al nostro master out vedremo due rilevazioni come vi dicevo quindi una di picco come vediamo una rilevazione di picco ed una rilevazione di rms Ovviamente è più bassa rispetto a, rispetto a quella del picco, che è appunto come dicevamo momentaneo, mentre la misura RMS ci mostra proprio quello che effettivamente stiamo percependo all'orecchio. Ricordiamoci che le nostre orecchie non percepiscono tutte le frequenze, come ho già accennato all'inizio allo stesso modo, per questo la rilevazione RMS è meno precisa rispetto ad una rilevazione LUFS. Riguardo il picco la misurazione determina il voltaggio più alto che la forma d'onda raggiunge e se il nostro segnale supera la soglia dello 0 dBFS, il full scale appunto, andrà in distorsione generando un clipping. Anche la lettura temporale è differente, il picco è molto veloce e rilevabile in maniera istantanea, mentre il valore RMS, come vi dicevo, necessita di 300 millisecondi per essere rilevato. Per essere più precisi dovremmo poi entrare in un discorso sul come controllare i picchi nella fase di mix e che concerne una fase di gain staging con tutti i plugin, tra tutti i plugin coinvolti e che affronterò nel prossimo corso di mastering e in altri video sul canale. Gli strumenti relativi al guadagno RMS rispetto al picco sono, come sappiamo, diversi. Li abbiamo visti sempre su questo canale, l'azione nel video sul mastering, soprattutto il mastering con Vice, eh, ma oggi ho pensato di concentrarmi su come funziona effettivamente lo streaming e come è necessario arrivare ad un master contenuto per evitare che venga massacrato poi dalla piattaforma a cui lo stiamo affidando. Vi rimando invece ad un video che feci tempo fa e che trovate ovviamente sul canale, riferito ad un plugin di NuGEN Audio che si chiama appunto Mastercheck, e che è in grado di rilevare i cambiamenti applicati dalla piattaforma ai nostri master, e ce li fa anche ascoltare. Quindi, ciò che viene distrutto e che viene perso una volta caricato sulle piattaforme, ad esempio YouTube, possiamo ascoltarlo direttamente da Mastercheck, è uno dei plugin più belli per l'analisi di questi inconvenienti. In questo video prendiamo in esame, come ho già detto all'inizio, quello che accade su YouTube e ai nostri brani e soprattutto quello che accade ai brani più famosi in assoluto. Analizziamo che succede quando un master di quelli presenti nella top 100 di Billboard viene caricato su YouTube. Per fare questo esperimento ho caricato, ovviamente tutti i brani più famosi, ad esempio il numero uno di qualche settimana fa, Glass Animals, It Waves, e ho, e ho utilizzato il software audio iJack per poter registrare quello che effettivamente stava uscendo da YouTube, quindi non ho scaricato il file direttamente da YouTube perché altrimenti eh, in quel caso YouTube spesso eh, ti fa scaricare il file che viene uploadato nella piattaforma ma per capire esattamente che cosa accadesse al file caricato e poi ripassato dentro youtube ho dovuto registrare quello che effettivamente usciva da in questo caso da safari da youtube in, in formato if eh, 16 bit e poterlo poi confrontare con quello che effettivamente era stato caricato su YouTube. Lo stesso ho fatto con i miei brani, quindi con i miei mix, eh, nel caso specifico quelli del prossimo album di Vincenzo Incenso che uscirà tra breve ed ho visto quello che succede quando appunto YouTube applica quello che vi dicevo all'inizio, quindi il suo algoritmo di normalizzazione del volume. Quindi ho aperto una nuova sessione di Audio Hijack Pro e ho creato appunto un routing che mi permettesse di registrare in AIF 16 bit il file in streaming. Poi l'ho ricaricato all'interno di Studio One e vediamo quello che accade effettivamente. Partiamo dal file che è stato caricato. In questo caso, come vi dicevo, Glass Animals. Mandiamolo in play e vediamo che il file effettivamente è devastato perché appunto il file originale sta lavorando ad un livello estremissimo dove appunto il livello di loudness percepito è alto quasi quanto il picco quindi siamo nella distorsione più pura possiamo vederlo anche attraverso gli ULIN che utilizzo anche molto spesso per questo tipo di eh, riscontri e vediamo che appunto ha un loops integrato di meno 5.6 estremamente distorto e un True Peak massimo di 1.2 che succede? Quando questo file viene caricato così com'è su YouTube, YouTube applica il suo algoritmo di normalizzazione e fa questo, quindi abbassa il volume generale del file, come vediamo, e lo riporta ad un livello di meno 15, che è quello che effettivamente viene streamato. Il problema, qual è? Che ovviamente anche il picco, e i picchi vengono massacrati, infatti, come vediamo, i picchi raggiungono i meno 6 dB. E quindi nonostante tutto il brano è sì distorto ma viene ovviamente abbassato di volume per poter stare ovviamente nel range di trasmissione streaming dei file che fa YouTube. Quindi in questo caso l'errore è stato quello di non creare una versione per streaming e poterla poi caricare su YouTube ma caricare direttamente una versione super distorta che venisse appunto poi massacrata. Andiamo ad analizzare gli altri top artist. Prendiamo in esame questa volta Adele e ci accorgiamo che Adele, nonostante tutto, rimane sempre su un LUFS di circa meno 12 e analizzando poi e guardando la forma d'onda sottostante, che è quella che invece viene effettivamente streamata da YouTube, ci accorgiamo che Tutta questa devastazione non, non c'è, quindi, ovviamente, chi ha fatto il master per lo streaming di Adele ha fatto un eccellente lavoro cercando di rimanere a meno 12 loops ed avendo sempre un true peak quasi a zero. Questo ha garantito che il brano fosse sempre negli standard di YouTube, ma che il rapporto dinamico fosse ampissimo e suonasse in maniera eccellente. Quindi in questo caso YouTube, andiamo a ascoltare la versione YouTube, non fa granché come lavoro, come vediamo riduce leggermente, quasi impercettibilmente, il brano che rimane più o meno costante. Quindi, chi ha fatto il mastering per Adele ha fatto un eccellente lavoro. Andiamo a vedere quello che accade a Ed Sheeran. Ed Sheeran eh, subisce una situazione molto, molto simile a quella di Glass Animal. Dove appunto il master caricato raggiunge i meno 5 lufs come se all'improvviso il, il brano suonasse meglio. Quando poi, in realtà, YouTube che fa? Lo trasmette schiacciandolo e come vediamo lo riporta sotto a meno 15, eh, lasciando però pochissimo margine per i picchi e quindi per i transienti del brano. È, potrebbe essere una scelta anche quella di voler avere un brano distorto, quindi un brano che non sia estremamente dinamico, ma ovviamente l'effetto è indesiderato perché appunto non viene vanificato tutto ciò che è stato fatto per portarlo a meno 5 LUFS Andiamo ad analizzare quello che succede invece agli Imaging Dragons che sono stati estremamente professionali come vediamo questo è il brano caricato su youtube e che si muove addirittura a meno 19 meno 18 luffs e che quando viene ritrasmesso dalla piattaforma youtube viene portato a meno 17 quindi viene leggermente modificato di un db quindi viene reso la resa dinamica è estremamente sincera, quindi sono riusciti a fare un mastering per la piattaforma di streaming molto molto bene e abbiamo un rapporto dinamico eccellente all'interno del brano. Quindi come vediamo raggiunge tranquillamente i meno 16, meno 15 della piattaforma e YouTube lo trasmette senza massacrarlo in alcun modo. Quindi gli Imagine Dragons, anche loro come Adele, hanno preferito creare una, un mastering per la piattaforma di streaming che fosse molto più godibile rispetto appunto a quelli che abbiamo visto di Ed Sheeran o di Glass Animals. Andiamo all'atto, l'atto in questo caso Big Energy che è un brano missato divinamente, è stato anch'esso caricato come vediamo meno 8 meno 9 loofs quindi quello che io normalmente faccio per i cd quindi molto probabilmente è stato caricato su YouTube l'audio per il cd. Quindi non quello per lo streaming e come vediamo, come andiamo ad ascoltare nella versione streaming, quindi quello che effettivamente esce da YouTube, viene tutto abbassato di volume. È un brano molto dinamico, quindi non eccessivamente distorto o schiacciato. Quindi comunque rimane godibile perché comunque è stato fatto un eccellente mix al brano stesso. Quindi la dinamica e la godibilità del brano non ne ha risentito tantissimo. Come vediamo, non vediamo dei panettoni. Come quelli che abbiamo visto appunto su Ed Sheeran o peggio ancora su Glass Animals. Questo sotto che vedete è il brano Pornografia di Vincenzo che ho masterizzato tempo fa, che vedete anche su YouTube normalmente. Come vediamo, questa è la versione che io ho masterizzato per YouTube e quella sotto è quella effettivamente che viene streamata dalla piattaforma. Eh, ho portato appunto un. Un esempio eh, che a me piaceva appunto che era il mastering eh, intermedio tra quelli eccessivi e quello consigliato, quindi mi trovo a meno 12-13 luffs e quindi YouTube come vediamo non lo distrugge, in questo caso lo mantiene abbastanza simile a quello che ho masterizzato per il disco di Vincenzo, questo non vuol dire che poi suoni più piano perché appunto YouTube non lo distrugge nella fase di streaming. Come vediamo anche gli altri top player comunque non rispettano i consigli della piattaforma di streaming e chiaramente subiscono il massacro. In questo caso come vediamo Elton John è stato più bravo, ha comunque mantenuto un meno 9, quindi alla fine quello che ci permette di avere un bellissimo, un buon streaming è sempre cercare di rimanere su un range che va tra meno 12 e meno 9. Quindi cercare di non salire troppo perché altrimenti avremo una eccessiva compressione da parte di YouTube e quindi, e quindi una perdita dinamica molto molto significativa. Quindi come vediamo possiamo sì infischiarcene delle regole della piattaforma di streaming, schiacciare il nostro master fino a meno 6 LUFS, ma poi comunque appena caricato subiamo... La dura legge dello streaming, quindi chiaramente facciamo attenzione. Almeno il mio consiglio è quello di mantenerci con un rapporto dinamico sempre interessante nelle fasi di mastering per le piattaforme di streaming. Quello che abbiamo visto, quindi, è sconcertante. Perché caricare un brano a meno 5 luffs su una piattaforma che poi comunque lo schiaccia e lo riporta a meno 15? Perché i produttori e gli artisti si ostinano in questa ossessiva ricerca del volume più alto possibile e poi nell'aspetto pratico eh, dell'ascolto del brano verrà comunque abbassato di volume? A livello psicoacustico ho anche notato, facendo appunto un sondaggio tra i miei colleghi e tra gli ascoltatori standard, che i brani eccessivamente schiacciati e compressi eh, rendono l'ascolto stressante quindi è molto facile poi perdere interesse nell'ascolto di un brano estremamente schiacciato e massacrato spero di aver risposto a tutte le domande riguardanti il mastering per lo streaming di youtube eh, vi ricordo inoltre eh, che youtube eh, dopo i 15 kHz taglia tutto quindi facciamo attenzione anche a quando eh, lavoriamo sulle frequenze altissime perché dovremmo anche considerare questa piccola variazione che fa YouTube al nostro segnale. Quindi se il nostro brano ci accorgiamo che una volta caricato su YouTube suoni un, po un pelo più scuro, magari lavoriamo un po' più sulle Q in fase di mastering per schiarirlo leggermente sulle alte e compensare leggermente questa perdita che abbiamo dopo i 15 kHz. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un like e aspetto anche i vostri commenti sotto al video per affrontare meglio questo argomento ed approfondirlo poi non soltanto su YouTube ma anche su Facebook e nei vari gruppi dove appunto condivido questi video. Aspetto i vostri commenti e per il momento ciao a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Musicoff, non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao a presto.